amici all'ascolto, la partita di oggi è di quelle da non perdere, queste sono le premesse. Di fronte ci sono due squadre che giocano un grande calcio, che promettono uno spettacolo che sia davvero degno del loro blasone. Una gara preceduta da una lunga vigilia, anche con qualche dichiarazione piccante dei due tecnici, che ha aggiunto, se possibile, un po' di adrenalina extra allo spettacolo. Ci aspettano 90 minuti tutti da vivere. Si fanno sentire i tifosi, c'è anche la partita, atmosfera che si sta riscaldando. Ancora un attimo di pazienza e si parte. Bentrovati amici da parte di Piero Gepardo e Lele Dani, pronti per il commento. Serie A Team pronta a regalarci altri 90 minuti di grandi emozioni, non staccatevi dal divano. Si sfidano Genoa e Bologna. L'atmosfera è da brividi, ma non so se i nostri amici a casa la sentono. Gran palla dentro. Ha avuto il pallone per sbloccare subito il match, ma l'ha sprecato. Non riesco francamente a trovare spiegazioni a questo errore. Ecco, con l'aiuto della grafica, l'11 con il quale comincia il match il Genoa. Proseguono nell'avanzata. A metri per andare. Possesso recuperato in area. Ha scelto bene il tempo. Ecco l'11 di partenza del Bologna. Skorupski tra i pali. Orsolini insieme a Selemakers lungo l'out di centrocampo. E una sola punta là davanti a reggere tutto il peso dell'attacco. Se la cava bene qui il portiere. Occhio al pallone in mezzo. Pallone che viene allontanato. Entra con decisione. Selemakers. Può metterla da lì. Intervento tempestivo su questo tiro. Capisce tutto e intercetta il passaggio. Goodmanson. Occhio alla verticalizzazione. Conclusione intercettata bene dal portiere. Orsolini. Palla dentro, occhio. Non può sbagliare da lì. Rete, il primo gol della gara. Rivediamo la rete di poco fa. La loro pressione ha dato i suoi frutti. Avevano creato parecchio, va detto. Sembrava solo questione di tempo prima che arrivasse anche il gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Alexis Selemakers. Recuperano palla. Può nascere qualcosa di interessante. Capisce tutto e ferma l'azione. Occhio all'avanzata. Salta il difensore. Palla che viene intercettata. Ha spazio davanti a sé. Non ha avuto paura qui, coraggio, e ha salvato la porta. Prova. Attento qui il portiere. Conclusione non trascendentale. Aaron Martin. Badel. Prova a costruire qualcosa. Uscita coraggiosa del portiere che fa su il pallone. Guadagna metri. Intervento comodo per il portiere. Torna il possesso del pallone con questo intervento.
pubblico vuole il tiro, attenzione, posizione invitante. Un gran peccato per loro, poteva essere il gol del pari. Brutto errore questo, potrebbe pesare come un macigno sul resto del match. Contrasto efficace, supera il proprio marcatore. Palla regalata. Sterza verso l'interno. Lo salta di netto. Può far male da lì. Intervento perfetto al momento giusto. Messias. Aaron Martin. Può contare sull'aiuto dei propri compagni. Ci sta provando. Conclusione assolutamente sbagliata. Remo Freuler. Legge bene la traiettoria e riparte. Messias. Ha intuito bene qui la situazione. Conclusione prevedibile, nessun problema. Passaggio da cancellare, palla intercettata. C'è spazio per andare. La difesa recupera il pallone, interrompendo l'attacco. Messias. Ci sarà un minuto di recupero. Niente da fare, il difensore recupera. Badel. Finisce il primo tempo, giocatori verso gli spogliatori. C'è ancora qualcosa da limare nella sua